Buongiorno ai lettori e al pubblico di Limes, io sono Federico Petroni, analista di Limes e sono qui per presentarvi l'articolo che ho scritto nel numero del mese, Il potere del mito, numero in cui ci occupiamo di scandagliare come le potenze si raccontano grandi, come attingono alla storia per creare mitologie, legittimare se stesse e giustificare le aspirazioni nazionali, gli obiettivi geopolitici e strategici. Nel numero trovate il mito americano della città sulla collina, trovate il mito dell'universalismo francese, come il mito inglese alimenta il Brexit e quali sono le fonti del sogno cinese. Io invece mi sono occupato del mito europeista, ossia quello dell'Unione Europea, o più precisamente del progetto di integrazione europea che nasce nel secondo dopoguerra con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e poi nel 92 diventa Unione Europea. L'articolo è collocato nella seconda parte del numero, quella dedicata all'analisi dei cosiddetti miti infondati. Obiettivo di questa sezione non è ovviamente puntare il dito contro dei miti che sarebbero sbagliati con la pedanteria dei maestrini. Tutt'altro, i miti se circolano è perché incontrano lo spirito del tempo, della collettività, ci dicono qualcosa sulla collettività. Ora, che cos'è? In che cosa consiste il mito dell'Unione Europea, il mito europeista? Prevede la creazione di un'unione sempre più stretta, nell'idea che in un futuro imprecisato le nazioni si scioglieranno, gli stati europei verranno superati perché le nazioni portano inevitabilmente alla rivalità, alla guerra, ciò che l'Unione Europea da sola ha evitato negli ultimi 75 anni. Il mito europeista propone anche la promessa della pace e della prosperità per sempre e per tutti. Inoltre, la peculiarità di questo mito è che vede come necessario, come storicamente inevitabile, l'approdo delle collettività europee a questa unione sovranazionale. Che cosa ci dice questo mito delle collettività che lo hanno sviluppato? Tanto per cominciare, ci conferma che i popoli europei sono in condizione post-storica, si sono sospinti al di fuori della storia. Che cosa intendo con questa espressione? I popoli europei non si devono preoccupare della difesa, della loro sicurezza. Possono dedicarsi, ed effettivamente si dedicano, all'arricchimento individuale. Questo perché? Perché in condizione post-storica ci sono normalmente i paesi che sono inseriti nella sfera di influenza di qualcun altro. Essere dentro la sfera di influenza di qualcun altro significa non doversi occupare della propria sicurezza, non doversi preoccupare della propria sopravvivenza, perché la difesa l'hai delegata alla potenza egemone. A volte addirittura della politica estera non ti devi nemmeno occupare. Questo è il caso dei popoli europei, ovviamente, ma in generale può capitare una situazione di questo tipo. Le genti che abitano paesi inseriti nella sfera di influenza di qualcun altro possono dedicarsi all'arricchimento individuale, a coltivare l'individualismo, a darsi ai commerci, alla cultura. Dunque sono posti in cui normalmente si vive molto bene, perché nessuno ovviamente vorrebbe preoccuparsi di arrivare vivo a sera normalmente. Ora, ovviamente in una condizione del genere non ci si entra per caso e naturalmente. I paesi europei si trovano in questa condizione, inseriti nella sfera di influenza degli Stati Uniti dal secondo dopoguerra. Stiamo parlando della metà occidentale del continente, mentre quella orientale è entrata nella sfera di influenza con la fine della seconda, della Guerra Fredda. Il punto è che
In una condizione del genere, in cui appunto si vive bene, si è rimossa la violenza, la componente violenta, non per forza bellica, ma di prevaricazione, dalle relazioni internazionali, ci si può dedicare anche a pensare, a sognare progetti ecumenici, appunto, che portino al superamento delle nazioni e degli stati. Il problema però è che il mito deve anche non solo incontrare il sentimento popolare, ma deve anche contribuire a spiegare la realtà che ci circonda. E vediamo che purtroppo la distanza tra mito europeista e realtà europea è diventata piuttosto ampia. Il nostro continente torna a essere terreno di scontro tra le grandi potenze, solo che per la prima volta nella storia non c'è tra queste grandi potenze nessuna nazione europea. L'Europa non è sicuramente un soggetto, ma è certamente un oggetto della competizione geopolitica che si sta facendo sempre più forte. Inoltre, la promessa della prosperità è andata in frantumi con la crisi dell'euro del 2011 e purtroppo lo vediamo anche sotto i nostri occhi in questi giorni, anche con la crisi del coronavirus. Sempre la crisi del coronavirus ci ha ricordato che le nazioni europee sono ancora qualcosa di estremamente tangibile e non sono disposte a riconoscersi uguali l'una con l'altra, figurarsi poi a collaborare come si dovrebbe fare all'interno dell'UE stessa. Anche la promessa della pace perpetua è messa in discussione dal fatto che il nostro vicinato, dalla Libia alla Siria, all'Ucraina, è in guerra, oppure circondato di paesi instabili, vedi per esempio quelli che sono appena al di là delle nostre coste adriatiche, ossia, le nazioni balcaniche. Infine, aumentano anche i separatismi e i secessionismi all'interno dell'Unione Europea che si vorrebbe unita. La Scozia, la Catalogna, eccetera, minacciano di aumentare invece di ridurre gli stati nazionali sul territorio europeo. Il mito europeista è così distante dalla realtà perché, nella mia analisi, dimentica alcuni dati strategici fondamentali e ne elenco quattro nel mio articolo. Il primo sono le origini americane del progetto di integrazione. Sono stati gli Stati Uniti a spingere assieme gli europei e a far collaborare le loro economie per una semplice ragione strategica. Avevano bisogno di impedire qualunque opportunità ai sovietici di avanzare in campo europeo, appunto. E costrinsero i padri fondatori dell'integrazione europea a farselo andare bene. Sto parlando di personaggi che svettano nel Gotha europeo come Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, tutti grandissimi politici, ma per un motivo molto semplice. Riuscirono a conciliare la necessità strategica con l'umore popolare. Riuscirono a sviluppare un progetto che le conciliasse entrambi. Questo fu il loro grandissimo contributo. Tuttavia, non fu quello di sviluppare in autonomia un progetto avveniristico contro tutto e tutti, anche contro il volere degli Stati Uniti o contro il volere dell'Unione Sovietica. Ecco, il problema è che la narrazione europeista tende a dimenticare che Washington è il padre putativo di questo progetto e tende a dimenticare un dato analitico che sarebbe molto utile a leggere l'attualità, ossia una coincidenza che coincidenza non è. Guarda caso, l'Unione Europea si sfilaccia nel momento in cui gli Stati Uniti la attaccano, perché viene a mancare la colla che le teneva assieme, l'impulso a federarsi. Un secondo dato di realtà che il mito europeista dimentica è
la germanofobia insita nel progetto di integrazione europea. Questo progetto nasce in funzione antitedesca. Nel secondo dopoguerra, tutti i principali paesi d'Europa, ma non solo, anche le superpotenze, sentivano la necessità di impedire a Berlino di tornare a dominare l'Europa, come aveva provato a fare nelle due guerre mondiali. Dunque, il progetto di integrazione europea nasce per imbrigliare la Germania, per obbligarla a condividere con gli altri strutture, economia, dialogo, eccetera, nella convinzione che la Germania non è mai più pericolosa di quando è lasciata isolata da sola. Queste non sono parole mie, le ha scritte Robert Schuman, che è considerato appunto padre fondatore di questa unione dei popoli che aveva in realtà un progetto, un orizzonte strategico ben preciso. Questa paura della Germania non è solamente confinata al secondo dopoguerra, perché la si ritrova anche nella nascita dell'euro, che viene creato, costringendo la Germania, nuovamente unificata all'inizio degli anni 90, a cedere il proprio strumento di potenza prediletto in quella fase, ossia il marco. Normalmente a questa visione si risponde: ma come? Adesso ci raccontate che Berlino domina l'Unione Europea, impone agli altri la propria volontà. La normale replica a questa reazione è: pensate cosa avrebbe fatto senza l'Unione Europea. Al di là di questo dibattito fra estremi, il dato fondamentale è che la Germania non domina l'Unione Europea. È sicuramente l'attore più importante, principale, e l'Unione Europea corrisponde ai suoi interessi, ai suoi bisogni strategici. Tuttavia è in crisi di influenza la Germania. Non riesce a imporre agli altri ciò che vuole. Riesce a imporre a qualcun altro ciò che non vuole, ma non riesce a creare immagine e somiglianza l'Unione Europea. E penso che il dibattito in corso in questi giorni sugli Eurobond, come vengono chiamati adesso, Corona Bond, lo dimostri in maniera plateale. Terzo problema, la tensione tra il progetto europeista e lo Stato nazionale. Ora, lo Stato non è sicuramente il modo migliore o perfetto per organizzare le collettività. Tuttavia, è l'unico che abbiamo in questo momento. Lo Stato non è una necessità storica, non c'è sempre stato e non ci sarà per sempre. Però illudersi di poter risolvere o affrontare i problemi di oggi, ritenendolo un'anticaglia da superare in fretta possibile, è profondamente sbagliato, ci colloca al di fuori del tempo presente che invece dobbiamo vivere. Quarto e ultimo problema del mito europeista è il rapporto con la storia. Il mito europeista pretende, di identificare di trovare, di scegliere un'identità europea che tuttavia non esiste. I popoli d'Europa sicuramente hanno delle caratteristiche comuni, ma sono piuttosto vaghe e soprattutto non siamo ancora disposti a riconoscerci uguali. Non abbiamo una storia comune. L'eroe dell'uno continua a essere il tiranno dell'altro. Non abbiamo superato quelle memorie tossiche che normalmente impediscono a una nazione di forgiarsi, no? Una nazione viene forgiata quando ci si dimentica, si edulcorano le memorie del passato e se ne crea una sola. La nazione europea da questo punto di vista non c'è perché non è riuscita ancora a compiere questo passaggio, questo salto. E appunto, come dicevo prima, direi che la crisi del coronavirus purtroppo ci ha confermato questo dato, che nella difficoltà non riusciamo a cooperare, non riusciamo a svelarci unici. Ora, in conclusione, un mito che è in difficoltà nello spiegare ciò che gli succede attorno
non stimola senso di appartenenza. E questa mancanza, badate bene, non la dico solamente io, non la dice solamente l'INS, sono le stesse elite europeiste a riconoscere una mancanza di senso di appartenenza così diffusa. E quindi non ci si deve sorprendere se a promesse tanto faraoniche corrispondono delusioni così cocenti. Se spingi tanto la comunicazione parlando di qualcosa chiamato Europa, poi non ti devi sorprendere che la gente nel momento di difficoltà si chieda: ma questa Europa dov'è? Che fa? Perché l'Europa ci chiede questo? Perché l'Europa ci lascia soli? L'Europa non esiste. Esiste un'Unione Europea che è dotata di qualche potere che gli stati le concedono nella misura in cui sono interessati a concederglielo, ma il funzionamento dell'Unione Europea dipende dagli stati membri. Anche solo decisioni dirimenti come salvare o no uno stato dalla bancarotta non le prende l'Unione Europea, le prendono gli stati membri. Questo che è un dato ovvio, però mi sembra che venga piuttosto dimenticato quando si parla di un'Europa che prende decisioni o di un fantomatico interesse europeo. Le decisioni dirimenti vengono prese sulla base di un braccio di ferro che avviene dentro le strutture dell'Unione Europea, adesso non più perché i leader si incontrano come noi in video chat, per fare i loro meeting, però viene deciso da un braccio di ferro tra gli interessi nazionali. E quindi in un paese che si illude che il proprio interesse possa essere dettato da qualcuno da fuori, la famosa storia del vincolo esterno, credo che sia piuttosto utile cominciare a capire che non esiste un interesse europeo e che dobbiamo decidere, conquistare sulla base di quale interesse, facendo una radiografia dei vari interessi nazionali. Capire che cosa vuole la Francia, che come reagisce il Regno Unito, come si comporta la Spagna, la Svezia, l'Olanda, o perché qualcuno non vuole stare con noi a nessun costo. È così che si possono prendere delle decisioni, si possono prendere finalmente nell'interesse nazionale italiano. In quest'ultima parte del video vorrei rispondere ad alcune domande che devo dire ci sono arrivate numerosissime in redazione su questo mio articolo e di cui ringrazio i nostri lettori, il nostro pubblico. Gabriele Manici ci chiede del governo mondiale, ossia che influenza ha avuto questo mito nei fatti storici scusate, relazioni internazionali. Ora, il governo mondiale è un'idea perfettamente in linea con la stessa idea che sospinge il mito europeista, no? L'idea che in un qualche modo un giorno i popoli tutti del mondo riconosceranno di essere parte di una comune umanità, che condividere l'esperienza di stare al mondo è superiore a quella di dividersi in sottogruppi, in nazioni, e che sia possibile appunto instaurare un Leviatano mondiale, come esiste il Leviatano in ciascuno stato. Bene, questa idea ha sicuramente una profonda influenza nella storia geopolitica dell'ultimo secolo e mezzo almeno, e deriva dalla stessa matrice europea da cui deriva il mito europeista, e è sempre stata portata avanti come progetto di potere da parte degli Stati Uniti alla fine di un conflitto. È qui che diventa cogente l'idea del governo mondiale. Per esempio, Wilson e la sua idea della società delle nazioni alla fine della prima guerra mondiale, che poi incontra il fallimento. Oppure l'idea rooseveltiana di una organizzazione delle Nazioni Unite, che oggi si chiama ONU, e che serviva proprio a governare l'uscita del mondo dalle due guerre mondiali, sempre però con l'idea che queste
istituzioni non fossero realmente coincidenti con l'interesse mondiale, ma erano uno specchio della strategia americana, dell'idea americana per organizzare il mondo. L'idea del governo mondiale, in ultima istanza, è sempre qualcosa che viene portata avanti da una o più nazioni per degli specifici interessi strategici. E non è un caso che l'ONU in quanto tale diminuisca come efficacia fino a ridursi praticamente allo zero in questa fase in cui i rapporti di forza sono molto più fluidi e la competizione è molto più accesa che non in passato. Paolo Di Silvestri invece ci chiede se l'Europa possa trovare un'anima se fosse costretta a combattere battaglie, scusate, diverse da quelle bottegaie, definisce il lettore, che si trova invece a combattere adesso. Sicuramente, qualora fosse piombasse, ci auguriamo tutti che non avvenga, in una guerra o nel caos, potrebbero alcune nazioni europee trovare una unità di intenti, e non è detto perché no, anche una unità sovranazionale. Il punto è sempre che è richiesta purtroppo una fase molto violenta per arrivare a questo stadio. E nel frattempo, però, l'Unione Europea potrebbe trovare, è quello che auspico, maggiore compattezza nell'individuare, se non dei nemici, quantomeno dei rivali molto forti che attentino al suo stile di vita, anche alla sua sicurezza. E in questo modo potrebbe prendere delle decisioni più sovrane, non fino al punto però di creare un superstato. Andrea Baldi, che saluto tra l'altro, ci chiede invece se esista una via di mezzo tra essere ingenuamente convinti degli Stati Uniti d'Europa ed essere nazionalisti. Ottima domanda, e credo proprio che sia quella di agire sulla base dell'interesse nazionale, quindi senza gridare, senza demonizzare il proprio vicino inutilmente come proprio del nazionalismo e senza ingenuamente credere che il nostro interesse sia quello di costruire gli Stati Uniti d'Europa. Come dicevo in conclusione della mia presentazione, occorre identificare, fare una mappa degli interessi che ci circondano sulla base delle decisioni che dobbiamo prendere, sui vari dossier che stiamo esaminando, fare una gerarchia di questi dossier, capire qual è il prioritario e quale invece possiamo sacrificare o possiamo ritenere secondario, e poi stringere alleanze non sulla base di ipotetici stereotipi sul carattere nazionale dei popoli, ma semplicemente sulla base di un discernimento dell'interesse della Francia piuttosto che della Germania o dell'Olanda. In conclusione, Paolo Ponzano critica soprattutto il titolo dato alla mia analisi, quindi il titolo era Il mito europeista in fuga dalla storia, e ci chiede se siamo proprio sicuri che la storia del mondo sia rappresentata dall'attuale divisione in centinaia di stati. Beh, direi che sono proprio sicuro che non è così. Sono d'accordo, e l'ho detto anche in conclusione del mio intervento, che lo Stato non è una necessità storica, non c'è sempre stato e non ci sarà per sempre, tuttavia è quello con cui ci troviamo a fare i conti in questo momento. Sempre il lettore critica il titolo dell'articolo in quanto limitativo e addirittura inesatto perché si riferisce a un'esperienza storica contingente. Non vorrei aver dato l'impressione sbagliata con questo articolo, appunto, di ritenere lo Stato una necessità storica, ma è quello che
a cui ci troviamo di fronte in questo momento. La geopolitica è una disciplina che si occupa di capire come si muovono le collettività e in questo momento, in questa fase storica, si muovono attraverso lo Stato e si riconoscono in nazioni. Sono entrambe delle invenzioni, ma come tutte le invenzioni sono state inventate e esistono fin tanto che saranno reputate adatte a fare questo dalla maggioranza delle collettività. Non è, credo, una decisione che possiamo prendere arbitrariamente, d'ufficio, per decreto. Oggi non esistono più gli stati, le nazioni vengono abolite. E qualcosa che vada anche remi continuamente contro queste idee, non penso che sia utile a capire la realtà e a muoversi in essa. Peraltro il lettore chiude facendo un esempio di come una comunità di destino, la chiama citando Jürgen Habermas, si possa creare anche dall'oggi al domani e fa l'esempio degli Stati Uniti all'indomani della rivoluzione, sono appena nati. E cita la decisione del 1791 di collettivizzare i debiti contratti dalle 13 colonie che poi si sono federate nelle 13 stati fondatori degli Stati Uniti. Ecco, questa però è una decisione, è qualcosa che viene ex post, nel senso che la comunità di destino si era già creata, si era già formata attraverso l'esperienza della guerra, la comune esperienza della guerra. Non c'era ancora una decisione su che forma avrebbe dovuto prendere questa unione di stati, però era qualcosa che si era venuto già a creare. Soprattutto si era venuto già a creare in uno spazio tendenzialmente vuoto. Gli Stati Uniti avevano avuto la possibilità di ricominciare da zero. È questa la principale differenza tra gli Stati Uniti d'America e gli Stati Uniti d'Europa, che i primi hanno potuto scrivere la loro storia su una pagina bianca, resa tra l'altro bianca dello sterminio dei nativi, ma questo apre tutto un altro dibattito. Gli europei non hanno questa possibilità perché continuano a essere confinati in questo nostro spazio chiamato Europa, così denso, fitto di memorie. Le memorie non ce l'hanno solamente le persone, le collettività, ma anche i territori. I territori hanno incisa nella loro epidermide la memoria collettiva e in qualche modo ogni tanto la portano fuori. Questo